Ragazzi, la partita della stagione. Se vinciamo questa, la Champions è blindata. Io posso lanciare i giovani fino alla fine stagione. E se perdiamo questa. Comunque, intanto, una cosa importante che dite da giorni, in realtà, ma che io puntualmente mi scordo. Scott King, CC, carissimo, lo sai fa? Quanto ci metti? 2 settimane. Però, ragazzi, CC, intercettazioni bassine. Vabbè, io mi voglio fidare di tutti quelli che insistono su sta linea. Vediamo che succede. Per il resto, non, niente da dire. La formazione l'abbiamo detta, l'abbiamo vista, l'abbiamo fatta. E quindi vado. Vado con l'imprevisto. Pre-Arsenal 3-2-1. Oh no. Ma perché adesso? Ma perché adesso? Ma perché adesso? Abbiamo una già pronta, non ce l'abbiamo già pronta, bene. E signori, difesa a 3. Ma io ho tutte le cose belle della vita che potrei avere. Perché sono sempre qui a fare paurissima evoluzione tattica ogni settimana. Va bene, allora, Frangés, Bradley, King. Mamma mia. Bradley centrale. Poi Ricci, Mainò. Cerchi, Colle, White, Patel. Sì, la mezza cosa. Ma perché proprio con l'Arsenal questa cosa? Perché? Chiedo, chiedo, se posso chiedere, poi. Va bene, magari è un segno del destino. Sarà questo il nostro schema dell'anno prossimo? Bah, non lo so. Vediamo che succede. Cerchi la inizia oggi. È una di quelle partite che fanno la gioia di Ogni tutti gli tanto le appassionati del gioca, gioco così di vediamo che calcio. sbrocchi pure È lui. un pomeriggio di grande calcio, E ricordatevi, in live. via, Su questi signori, schermi è tutto via. pronto, si attende solo il segnale Mica dell'arbitro. ci ha Un saluto fatto all'arbitro più tremare tardo, Billy all'andata. Diarani, prontissimi in telecronaca, pronti a Pressa, seguire insieme a voi pressa. questo match di Premier League. Ci Pressa. sono tutti i presupposti per una partita Allegri calcio. Ball oggi. Speriamo venga fuori una partita di quelle che già Pressing sono andate ieri, con costante e un'occasione di gioco di rete. prima. King, sempre Contrasto lui, pulito, Svetek per preciso, l'avversario. Squadra puntuale. di casa che si schiera con questi 11. Cerchi. Pachito, guarda, cerchi. Va bene lo stesso, pure per Patel quanto ci mette a metà giusta palla. Bravo. Occasione per il vantaggio. Kobbi mio. Entrata La è un difesa solo siamo messi cambiato di ruolo per malissimo. tentare di far male alla difesa Siamo avversaria. in ritardissimo. Guarda quest'arto che Staccato cannonata che ha Svetek, sparato. guida Vabbè, Patel. niente. Ma Saka ci sarà una partita di tutto il gioco che non ci segna quando ce l'abbiamo Eccoci, ci viene contro? ricomposto il replay del gol. Cioè, incubo Saka. Immagino Saka che nel mio tutti dite ho multiverso finito di è impedire tipo l'occasione Ronaldo il sul primo. fenomeno. Io non posso fare nulla per impedirlo. Cerchi. Che bella palla. Ma che bella palla! Ma che Bellissima, bello attenzione tutto! Ma perché come attenzione, funzionate poi bene in impatti coppia? Mi è venuto tipo fantastici. Amio! Va bene! Cerchi che gioca bene mi fa parlare in corsivo e io non. Va bene! Poi criticatemi ancora Paco. Io vi leggo, ma non vi Conclusione del sento gol che merita di tanto. essere vista e rivista, perché ha avuto la palla buona Stop. e non ci ha pensato due Ha volte. messo un pallone di una precisione chirurgica. Io vi leggo, io Stato vi leggo, ma non vi pareggiato dunque, sento. 1-1. No, non mi avrete mai, non mi avrete avuto Luis su Rizzo Alberto l'anno scorso. Figuriamoci se potete avermi su uno che a calcio ci sa veramente all'avversario. giocare. Mamma mia, Cobbi, che partita che sta facendo, però pure lui. Fai girare, fai girare. Occhio al pallone Ah. interessato. Con il corpo l'ha tolta dalla porta. Comunque ammazza. Pachito trequartista Mattina facevo con una spigne, lunga vigilia che lo ha eh. visto coinvolto Pachito in alla diverse Rizzo, social devo comunque. dire, Fila dal top forte, contenuto class. emotivo per lui Il problema è perché è che tutto il pronto per la resto che sua in ex gira, o squadra. meglio dietro, Aspettava questa partita da a tre tempo perché proprio. sa di avere tutti gli occhi addosso. Mamma Ora mia, che tutto il Bradley! peso delle spalle Mamma mia, cambia, Bradley, l'importante quanto è gli hai non fatto permettersi di male! lasciarsi travolgere dalla Mamma mia, ma pressione. quanto giocate bene sullo stretto, ragazzi! Continua ad avanzare. Efficace da White! Colberto. Aia! No, senza fallo! Tiene Mamma palla mia, in che attesa del rischio! momento giusto. Marca! Che gol A fantastico Bradley, ma tu dove trovato. cazzo si può fare, ragazzi? Serve un miracolo. C'è spazio per andare. C'è spazio per lui. Colle. La Orca risposta, pallone miseria. dentro. Ma
Non ti azzardare a me fallo di mano. Ho segnato pure gol. Ma che giornata. Non ti fare male. Che giornata è? Ma che giornata è? Io non. Io, ma che partita è? Fino a lui. Classica partita di Premier questa. Perfetto stile. Sconto diretto. Pallo gamba. Mannaggia miseria. Va via il proprio marcatore. Gabriel Martinelli. Oh. Oh, niente, guarda, guarda che roba. Oh, è finita. So, 5 minuti di recupero su uno dato. Non è legale sta roba. Non è legale. Saccava direttamente in area. Guarda, guarda che roba, li mortacci. Bene. La prima frazione. Si fa per dire. Allora, vado senza timore per quanto Gimenez, sento l'urlo di Agua de Vida che arriva. Interviene e sventa il pericolo. Patel di contropiede, Patel. Patel, è passato, Patel. Patel, che hai fatto, Patel? Il razzo sul pallone. È andato stavolta. Arriva il momento suo. Allora, dentro Gimenez al posto di White, che non ha oggi proprio, l'ho visto un pochino spento. Kobe partitone. Devo dire anche gli altri partitone. Kerkez a tutta fascia. Kerkez a tutta fascia. Quanto Colli sta giocando bene, ma cerchi, puoi fare un pochino più basso, grazie. Se non è un problema. E sicuramente questa è la scelta più difficile da prendere. Sergente serve. Sacrifici, allenamenti, partite, vivi fuori di casa, lasci un mondo che ti ha regalato comunque dei momenti indimenticabili. Ma che bella palla di Cerchi. Avrà fatto le sue considerazioni. Ah, qua. Si gira bene, porca miseria, ci ha messo troppo. Verkusen. Cerchi bravissimo finale. Sullo stretto. Tutti i giocatori vorranno dare il massimo. Porca momento. Miseria. Davvero imperdibile. Era buona. Scende il portiere che salva tutto. Non finirà 2-2 sta partita. Non finirà 2-2. Non so chi vincerà, ma non finirà 2-2. Aia. Mamma mia, Bonu. Bonu. C'è. Bonu c'è. Pago, portaci fuori. Pago, portaci fuori. La palla d'oro. Per Agua de Vida. No, perché così? Non l'ha angolata. Non ci credo. C'è tempo? Patel? Paquito? No, ti prego. Non la tiene il portiere, attenzione. Kobe, non è possibile. Non è possibile, non ci credo, no, non ci credo. C'è il cambio tra i gatti. Occhio al tocco in mezzo. Non ci credo. Pago. Recupera, attenzione. Non è possibile che abbia preso pure questa. Ma perché? Ma perché a me? Ma non è possibile! Sul calcio d'angolo non puoi fischiare! No, vabbè, no, ma che schifo, ragazzi. Non ha, a parte inverso, non ha mai fischiato. Mai! Non ci posso credere, veramente. Comunque, Agua che non riesce a buttare dentro un pallone, io non... Molto sospetto. Comunque, cavolo, uno schema non male, eh. Devo dire, non male per niente. Non male per niente, ragazzi. Fatemelo dire. Cioè, i nostri centrocampisti vengono fuori in una maniera divina con questo schema. Pago sembrava Kakà. Cioè, che veramente era da inizio stagione che non lo vedevo in palla come sta partita con questo schema. Quindi da valutare l'attacco a 2+1 con gli esterni che non rendevano male per niente. Anche Colle ha giocato molto bene. Non lo so, il problema è che questo schema ci ammazza il principio difensivo dei terzini su cui abbiamo speso l'ira di Dio, ma si può valutare un avanzamento eventuale
di Kerkez come ala pura, non lo so, bisogna valutare, però io sono quasi tentato di provarla con la Z, sta formazione. Sapete che vi dico? Dunque, Red, non stavi bene. E che te devo fare io? Stavi lesso, io non posso fare nulla. AZ Rexam, allora, oggi è tua, Red. Red, se tu non stai bene, però, io che mi invento? Pago e stanco. Io non pago, da giochi lo stesso. Da giochi lo stesso. Io non te posso tenere fuori, ma partiamo con questa. Dunque, davanti Gimenez Paolino. Il trequartista potrebbe essere Robertone al secondo tempo. GI ce lo portiamo al posto di Mathieu. E ci portiamo anche. Manna, può fare pure il centrale. Ma lo sai che quasi quasi ti faccio fare il braccetto a destra? Andiamo. Allora, imprevisto 3-2-1. Nessun imprevisto. Bene. Vado. A questo punto, Pago non è in condizione, però mi serve. Se gioca come ha giocato con l'Arsenal, ragazzi, una partita un pochino meno scriptata, gli famo 5 gol. Dai. Ci ha fatto degli assist che, al bacio. Cornice di pubblico meravigliosa. Comunque vada, Bravo, vediamo che Colle. Colle, Lino cosa ti è si successo? Sei mantenga tornato a giocare a integra pallone la con questo sportività in schema? campo. Mi aspetto tantissimo da questa partita. Pareggio dell'andata vuol dire tutto da giocare, tutto incerto. Entrambe possono Bravo, King. qualificarsi. Bravo. L'impressione che servirà un pizzico di Colle, intraprendenza, va via un pizzico di follia benissimo, da nonostante portare a il casa tentativo di l'ultimo secondo. fallo e di omicidio, direi. La Ottima palla è verticalizzazione. buonissima. Non è Palla possibile! Tutti i centrali, sti palloni. la mette in area, allontana la minaccia, Arriva? Arriva? cerca la sfumatura, Arriva! Ma 1-0, non ci tempo prezioso per credo! loro. Ma non ci credo! Ma da quando? Potenza tiro 76. Tiro da fuori 68. Va bene, va bene. Colle vuole la conferma con lo stipendione a fine anno. La Ed ecco dunque, è arrivata la cerca, prima la palla di incontro, cerca. 1-0. La cerca, la conferma con lo stipendione. Bravo, Colle ancora. La È in buona posizione. palla è meravigliosa. Jimenez, ma che Interviene Sacchi. cazzo allora che sta succedendo su queste ultime due partite? Eh? Pago aveva fatto 57 assist. Cerchi. Cerchi. Trova un compagno libero in area. No, Sembra una sbarbata di ritorno l'esternissimo. dopo un Di attacco. pa che Attacca palla sempre aveva con dato lo Cerchi? stupendo. Comunque, Continua ad schema che mi attaccare e rilancia gli lascia esterni in una libero maniera Sacchi. Ecco dove la meravigliosa. riprende Mai avuto in Lukaku. forma così tutte e due. Occasione No, importante. mamma mia, La Bono. rigioca Di faccia. Bravo, Terzic. La allontana. Cerchi. Calma. I tifosi aspettano il tiro. Calma. Bravo, Tentativo Bono. fermato dal portiere. Sicuro. Red. Colle. Colle. Se li porta appresso tutti. Paolino. Peragua. Pachito. La Occhio a palla è questo pallone buona di per entrambe. Cerchi. Guarda. Guarda Paolino di testa. Non ci Conclusione che credo. non crea Non ci. problemi Aveva fatto Sacchi. un cross Il esterno che era portiere una si roba salva grazie al alla gol. Quaresma Prime, Cerchi. Vabbè. Io sto vedendo delle cose oggi che non hanno il minimo senso. Deviazione Qualcuno tira in determinante porta era il sto posto pallone. Non ce giusto, la il faccio momento più a vedere giusto. occasioni perse. Sono due partite. Avremmo dovuto fare 50 gol nelle ultime due partite. Hai preso un po' di palla, un po' di Se ne va in tutto. Sì. velocità, attenzione. Interrompe Bravo, l'azione man, rivale, riconquista ancora. Paolino. palla. Un minuto, questa è l'entità No, del recupero. Da qui va bene, per non Matuidi importa. decreta la fine del turno. Partita molto bella la partita per adesso. Allora, io non tocco nulla perché funzioniamo, per carità. No, abbiamo entrambi i centrali ammoniti. 2 su 3.
Va bene. Match che nessuno vuole perdersi. È buona la palla di Roberts. Entrambe hanno giocatori in grado di fare. Sei passato non so dove. Agua. Paolino. Paolino 100 mi sa, eh. Con questa. Con questa mi sa che sono 100. Paolino c'è. Paolino c'è. Cambi. Paolino c'è. Ma io non so, non c'ho, non cerchi ha fatto cose. Jimenez si fa perdonare. Per un mese un po' complicato. Allora, GI e Kerkez. Ma cosa cazzo la vuoi dalla mia vita? Pago dentro White e Robertone. Direi che bene, 5 cambi tutti insieme. Squadra che ha fatto quello che doveva fare. Bene così. Due gol di vantaggio. Non me li faccio ripiare manco sotto tortura. Bravo Paolino. In forma smagliante. White. Per chiudere. Non è possibile. Non è possibile. La sfiga che abbiamo sotto porta oggi è senza il minimo senso logico. Ma tu pressalo che questi non sanno giocare. Pressalo, niente. Robertone. The wall, Robert. Piccolo wall. The small wall. Kerkez. Era bellissimo. Da quinto a quinto. Aia. Bravo, Bono. Copre il palo suo, bravo. Paolino. Paolino con calma. Paolino a ministra. Paolino spigne. Bravo Paolino, per Rob. Per Rob. Per Rob che la chiude. Roberton. 3-0, 5-2 complessivo. Rexham va avanti con pieno merito e nessuna discussione sul passaggio del turno. Reazione feroce in questo ritorno di Coppa. Ma la difesa? Ma la difesa dove cazzarola sta? Ma cosa? Ma come? Ma ringraziate il signore che sto gol non è... Non c'ha alcun peso. Perché è veramente terribile, eh. Fase difensiva, terribile. Mamma mia. Cioè, veramente. 3-1 per fortuna che è influente sto ultimo gol. Perché... Da una psichiatria, se no, eh. Bene. Oh, fermi, l'Atletico ha perso 3-0 col Braga. Esce? No, ragazzi. Il PSV esce con lo Sturm. Ragazzi, si profila un sorteggio meraviglioso. Fermi. Abbiamo tutte le carte che vanno in finale per vincerla pure, ragazzi, su. Ho pienamente fiducia nei giocatori. Ma in realtà è importantissimo. Ragazzi, è il miglior assistant di questa squadra. Perché me lo mette? Oh, ma pure i giornalisti ci si mettono. Già c'ho voi da gestire. Allora, siamo terzi a più 6, ma con una in meno, che credo sia questa. E di conseguenza, tanto dobbiamo fare un... Io devo rimettere in piedi Red, se no mi sbrocca, perché ultimamente sta reagendo un po' malino alle esclusioni. E vorrei evitare i problemi, perché, cioè, quest'anno il nostro, senza dubbio, migliore centrocampista, quindi... Raga, comunque sto cambio di schema non è stato male, eh? Per niente. Non è stato male per niente. Il problema è che mi crea un dramma con i terzini. Cioè con il terzino poi, Kerkez, che è l'unico che mi interessa. Perché GI per me può tornare da dove è venuto. Non ho grandi problemi, ma non ha avuto impatto particolare. Chi se ne sbatte. Però, ecco. Io devo vedere il vivaio perché credo che qualcuno abbia cambiato ruolo. Ricordo che ci fosse... Sì, Gilles, Ulysse Divan.
L'Immortè, Ulysse. Ulysse. Che t'è successo, Ulysse? L'Immortè, che giocatore. Ma lo potevi dir prima. Vabbè, io inizio. Ulysse, vai in prima squadra, vai in prima, credo non sia francese, credo sia altro. Fischer e Akpan. Buttali tutti dentro, pure Scott Connick. Sono pronti per essere provati nel calcio che conta, signori, non c'è più tempo per discutere, ma bisogna agire. Bisogna agire il più velocemente. Allora, intanto Akpan 10 punti in un anno, tu sei proiettato verso un futuro. Io ti faccio crescere equilibrato sta settimana, che mi serve che sviluppi un po' di corsa, fratello mio. Poi fermi, c'è un sacco di roba da fare. Abbiamo detto dove stanno l'altri? Connick, ottimo potenziale. Si è detto di te che va bene così. Caro Gilles, adesso facciamo giocare e poi vediamo in dove arriva. Fischer, l'ala tedesca, che non sembra avere grandi prospettive, però nel dubbio intanto ti mettiamo in pista prestiti, perché tutta la vita. Connick, lista prestiti, a fine anno parliamo. Akpan, niente prestiti, Akpan gioca. Akpan, secondo me. Dunque, partita con gli Wolves, che ci permette di sperimentare. Okay. Cerchi deve farsi un po' di panca, perché da giocare troppe, considerato l'imprevisto. E io provo le due ali nuove. Fischer e Akpan. Poi proviamo King. Oggi King, che come CC lo fa. E prova anche le Français. Gilles, mon ami. Fesh vedere. Questo se lo portiamo, assolutamente sì. E basta. Connick non mi piace granché. Voglio vedere i nuovi, imprevisto. Per chiudere. Tanto abbiamo un vantaggio abbastanza importante sulla quinta, che ci permette di giocare un attimo anche con i cambi. Però, ecco, no, scusate, l'unica cosa è che Paolino ha fatto il suo. Patel 81, attenzione. Patel 81. Franges, riprenditi il tuo posto. E andiamo avanti con... Ma io metterei anche il portiere Dos. Iniziamo a far giocare un po' i prospetti. No, quindi Patel con Gilles, Ulysse. Riflettori puntati su questo. Olè, Ulysse. Debutta nel primo minuto con questa maglia. Ulysse. Scatenato sulle tribune del Molino Stadio. Vediamo se sei portatore sano di fattore fomento. Gilles. Da parte mia e di Lelia Dani, se volete dai. Sapere come andrà a finire, Fischer. Rimanete con noi. Sei grosso, lento, ma vedremo. Bravissimo, primo pallone, un cioccolatino. La difesa però non esiste in questo schema, bisogna dirlo. Questo piccolo problema. Fischer, ci hai messo 12 anni a farlo. Anzi, che però è arrivato dove doveva arrivare, che è una cosa che non era scontata per niente. Mamma mia, King ci mette il piedone. Fischer mio, mamma mia, King. Abbiamo una cantera che sa di morto, devo dire, per la qualità che stiamo esprimendo per adesso. Fai girare. Fischer lo trovo un pochino troppo... Un pochino troppo... fisicamente prestante per fare l'ala veloce, specialmente in un 3-5-2, però. Bravissimi, ragazzi, bravissimi.
Bravissimo. Veramente una visione del pallone. Lo so, ho sperimentato troppo. Però devo valutare i giovani. Una partita in cui possiamo permettercelo. Io vorrei giocare un po' su Akpan, ma il pallone non ci riesco a mandarcelo mai. Dos, è tua. Fai partire. Patel. Dai, ma che cosa cazzo la fischi? Se sto davanti e stoppo io, ma quale può essere fallo? Su. Veloci. Patel. È un giorno speciale per questo ragazzo. C'è nessuno. Gil. Bella la palla per Jimenez. Ah, oh, non riesco a fatta tirare in porta a Jimenez. Non so cos'è successo, ma... Red. A seguirlo, fare il tifo per lui. Era riuscito a passare. Rigore? Ma sul serio? Signori, è il momento di Gil. Scusami Jimenez, ma le grandi storie partono così. Ulis. Risultato che potrebbe tornare. Conto carne secchi. Mortacci tua. Le grandi storie non partono così. Non partono. Sarebbe un altro rigore comunque quello. Mi hanno spaccato Jimenez. Sta succedendo di tutto. Perde palla. Sta succedendo di tutto. No, non ci credo, ragazzi. Si è rotto Jimenez di nuovo. No, vi prego. Si è rialzato. Vabbè, non è. Non è una rottura del legamento. Quantomeno. Pericolo scampato con questo pallone. Ulis. Possono prendere in contropiede. Fai l'assist. Va bene per l'assist. Va bene per l'assist. Gil, primo assist in Premier League. Va benissimo così. Patel. Bene. E abbiamo fatto l'1-1. Che era una cosa fondamentale, specialmente dopo quel rigoraccio. Di Gil voleva entrare un po' nella storia con un rigore di un certo tipo. Lui che si è sulle orme di Zinedine Zidane, ma ancora c'è tanta strada da fare. Va bene, quindi dentro White al posto del rotto Jimenez. Akpan non ha associato un pallone che sia uno. Fischer non mi è piaciuto. Dentro Gerkes, vai. Giochiamo un po' su Akpan, ragazzi. Non ha associato una palla. Bravo Gil. Occhio al suo movimento. White. Il tiro a giro, niente. Col destro. King a calcio d'angolo. Vai King, vai la via, su. Coraggio. Te serve l'incoraggiamento. Bella la palla. Patel. Ah. King. Non riesco a giocare su Akpan, un pallone. Voglio vedere Pad alla mano come si comporta. Bravo Roberts. Ha giocato un buon primo tempo, ha toccato molto. Ma gli date palla Akpan? Ma gli date palla Akpan? Tra l'altro firmando il gol che ha preso. Bravo. Non è ma cosa? Ma che fallo è? Fate vedere Akpan. Fate vedere. 1-1. Gli date, noi non allora, c'ho bisogno di uno che dia un pallone a Akpan. È l'unico che può farlo. Sei tu. Paquito, pensaci tu. Non è possibile, ragazzi. Ah, non è veramente possibile una roba del genere. Akpan, finalmente. Akpan? Bravo Akpan, va bene lo stesso. Bravo Akpan, salva tutto. Dos in due tempi. Ma perché lì? Ma perché lì? Dos, perché lì? Vabbè ragazzi, siete un branco. Un branco veramente di giocatori con seri problemi, eh. Con evidenti problemi, aggiungerei. Seri quanto evidenti. Vabbè, io non ho difesa, ragazzi. Meno male che è fuori gioco, perché sennò abbiamo una sonata di quelle proprio... Tutto per posizione di offside. Avrà tempo e modo di riprovarci. No, i nostri giovani non sono così incredibili prospetti come speravo. L'unico che si salva oggi è Gil, devo dire. Al di là del rigoraccio, però Pata alla mano è l'unico che dà un minimo di sensazioni positive.
Vabbè, Tell è inarrestabile. Tell è inarrestabile. Va bene. Quindi credo che tu. Fischer, terribile, ragazzi. Fischer è il peggiore di tutti. Sembrava di avere veramente Fassino sulla fascia. Guarda che roba. No, allora, sto schema è meraviglioso, però difensivamente fa acqua in un modo che è incommentabile, anche perché sta partita ampio turnover, ma la difesa era la difesa titolare. Ora, io non vorrei terrorizzarvi con questa frase che ho appena detto, ma erano i tre più forti. Cioè, a parte Roberts, King, Frangés, mancava Bradley, che poi definirlo più forte gli fai un complimento. Ho fiducia, Akpan, Fischer, mamma mia. E pensi a guarire, quanto dura l'infortunio di Jimenez? 5 giorni. Oh. Siamo d'accordo, sono senza parole, sono felice per te, ecco. Mamma mia ragazzi, mamma mia. È uno schema un po' particolare questo, che onestamente mi ha dato emozioni dolci e amare, devo dire, e di conseguenza lo continueremo a provare, ma insomma, ci siamo capiti, ecco. Diciamo che è un pochino problematica la situazione. È un po' problematica. Comunque, andiamo a vedere gli allenamenti. Rimettiamo in piedi sti ragazzi. Che dopo sta partita ne hanno bisogno. I nuovi non mi hanno impressionato, ragazzi. Cioè, vabbè, ma è una partita. Non mi hanno impressionato. Ormai lo sapete che c'ho un buon fiuto per i giovani. Quando li proviamo, si sente se ci sono i margini per diventare. E ho l'impressione che qua i margini non ci siano. Per quelli che abbiamo provato. Temo di no, ragazzi, temo di no. Poi magari crescendo, però calcolando che noi abbiamo 2 anni ancora, a parte questo, il tempo è poco, Cioè, o sei veramente il campione del mondo. Gli faremo fare un anno in prestito a tutti quanti per vedere se, ma no, abbiamo preso il Braga, ragazzi. Abbiamo preso il Braga. Quello che ha fatto fuori l'Atletico. Un annetto. 60-40, va benissimo. Un annetto. Cerchi, tocca farlo giocare alla prossima. Comunque, il nostro G.I. Joe a fine anno ci saluta de corsa proprio, perché... Allora ragazzi, noi siamo al momento a 4 punti di vantaggio sulla quinta, che è l'Aston Villa, e sull'Arsenal, che ne hanno giocate 2 in più di noi. Quindi più 4 con a disposizione del Villa 9 punti. Ragazzi, è fatta. Sono 20 pure in Premier, no? Infatti loro hanno 9 punti a disposizione, noi abbiamo 4 di vantaggio, quindi complessivamente se noi riuscissimo a vincere le 2 che ci mancano, le ultime 3 io posso far giocare la primavera. Ma chi sta meglio così. Prossima volta quindi, insomma, episodio definitivo, importantissimo, fondamentale, che ci dirà molto sul proseguio della nostra stagione. E di conseguenza giocheranno tutte le titolare. Tutte le titolare. Così da dare una bella botta alla classifica. E speriamo definire una volta per tutte il nostro piazzamento in Champions per la prossima stagione. Un piazzamento che devo dire ci meriteremmo anche. E quindi spero, metto Kerkez per un discorso di sbrocco potenziale. E vediamo se c'è qualche cambiamento da fare. Mi sembra che Akpan abbia non ancora livellato. Eccolo, King. Mi sembrava. 3, 2, 1. Niente, vabbè. Stavo meglio, ragazzi. Stavo meglio. Forse King un prestitino
è il caso di farglielo fare, visto che l'ultima stagione poi sarà quella in cui dovremo fare veramente la cernita dei campioni e dei non campioni. Un altro anno me lo voglio concedere. E dunque, io direi che Mendes, se non sta facendo cambio di ruolo, no. Vabbè, aspettiamo, diamogli tempo a sti ragazzi. Ragazzi, io per adesso mi fermo. Noi ci vediamo domenica con l'episodio importante perché abbiamo Brighton in campionato e l'andata col Braga e il West Ham. E poi la settimana prossima ci saranno le ultime di campionato e potenzialmente. Ma poi scusate, ma col Braga è semifinale? No, non può essere semifinale. Tipo gli ottavi sono ancora. No, semifinali. Cavolo, ragazzi. Semifinale. Allora preparatevi. Preparatevi, ragazzi. Perché la settimana prossima, noi tra lunedì e martedì, facciamo il finale di stagione in live. Finale di stagione e apertura della prossima. Quindi io domenica mi gioco questo. Fino qui. Poi ci abbiamo. No, allora vi faccio sapere quando, perché ci facciamo queste qui domenica. Poi tra lunedì e martedì io mi gioco le ultime, che tanto si arriva, possiamo pure simulare o quello che è. E non lo so, non lo so. Ci penso, ci penso. Intanto giochiamo domenica e vediamo che succede. Poi avrò le idee più chiare anche sulla settimana che entra, che è un po' di impicci. Comunque, ragazzi, fatemi sapere. Speriamo bene, ci vediamo domenica, mi raccomando.